Oggi ti mostro come preparare la torta Vulcano, una torta scenografica che sono sicura stupirà i tuoi ospiti ed è ideale per feste di compleanno di bambini e non solo. Questo dolce era nato da una sfida che mi era stata lanciata dalla Cucina del Cuore e da Akemitica Valentina, che saluto e che ringrazio, che mi hanno taggato nella torta Tsunami e mi hanno chiesto di andarla a rifare. Io, essendo che volevo fare qualcosa di diverso, ho appunto sperimentato un vulcano e ho ottenuto un quasi simile, lontanissimo effetto tsunami. Consiste nel creare una torta abbastanza alta e nel fare scendere e colare una crema arricchita con zuccherini colorati. Dico che non mi è riuscito perfettamente perché dovevo posizionare meglio il foglio di acetato, poiché, come vedrai, in quel passaggio non ho fatto aderire il foglio di acetato bene alla torta e nel mentre la glassa allo zucchero è colata, quindi è stato un effetto pre-tsunami. Bene, direi che è l'ora di lasciarti alla realizzazione della torta. Scrivimi giù nel tuo commentino cosa ne pensi e se questo dolce ti piace, mi raccomando, ricordati di iscriverti e supportarmi con un like e con la condivisione. Per la torta ci servono 200 g di farina, 140 g di cacao amaro, 6 uova a temperatura ambiente, 200 ml di acqua e 200 ml di olio di semi, 50 g di zucchero di canna, una bustina e mezzo di lievito per dolci e aroma a piacere. Per prima cosa rompo le uova nella ciotola della planetaria ed aggiungo zucchero, olio e acqua. Dopodiché monto il tutto per 15 minuti. A questo punto avrai ottenuto un composto come questo, quindi molto spumoso. Adesso andiamo ad inserirci farina e cacao setacciati. Prima però inserisco l'aroma. Mi raccomando, fai questo passaggio in più riprese. E mescoliamo a velocità 1. Versiamo metà del nostro composto in uno stampo a ciambella che ho precedentemente imburrato e cosparso di cacao amaro. Cuociamo questa parte nel forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti. Per la crema che andrà all'interno della torta, quindi nella torta versata, ci occorrono 500 ml di latte, un cucchiaio di cacao amaro, 40 g di fecola di patate, 300 g di cioccolato fondente. Quindi anche qui andiamo a setacciare all'interno di un pentolino, però il cucchiaio di cacao amaro, la fecola. Versiamo a filo il latte e mescoliamo con una frusta per evitare la formazione di grumi. Poi con un cucchiaio andiamo a prendere i bordi che con la frusta non ci arrivano. Portiamo sul fuoco e facciamo addensare. A questo punto andiamo ad inserirci il cioccolato fondente. Adesso riprendiamo la base cotta e ci versiamo sopra la crema. Poi sopra, partendo dall'esterno, ci andiamo a versare il restante impasto. Livelliamo un attimo e cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi, sempre per 20 minuti. Per il gelé di pesche oppure di fragole ci servono 4 pesche tagliate a pezzettini, 4 cucchiaini di zucchero e 4 cucchiaini di fecola di patate e qualche goccia di succo di limone. Versiamo la frutta in un boccale, aggiungiamo qualche goccia di succo di limone e frulliamo col mini piper fino a ridurre il tutto in purea.
Per la mousse senza panna e uova ci occorrono 400 g di cioccolato fondente e 200 ml di latte. Quindi come sempre andiamo ad unire il latte e il cioccolato. Portiamo sul fuoco e lasciamo sciogliere. Lasciamo raffreddare a temperatura ambiente per un'ora, dopodiché l'andiamo a montare con le fruste elettriche fino a farla diventare una mousse, per l'appunto. Per quanto riguarda la mousse, l'ho montata alla massima velocità della planetaria per una decina di minuti e questo è il risultato. Vedi che è abbastanza solido il cioccolato. Adesso lo vado a trasferire in una ciotola rivestita di pellicola trasparente. C'è un profumo di cioccolato che non ti dico. E con il dito sporco trasferisco in frigorifero per un'ora. Iniziamo a montare la torta mettendo al centro la crema che c'è anche all'interno della torta, poi la purea di pesche e di nuovo la crema. Ed ecco la mia mousse come si presenta dopo un'ora, bella soda. E questa con un movimento deciso andiamo a ribaltare sopra la nostra torta. Adesso mi vado a rifilare la parte di qua del bordo perché voglio che sia proprio scendere, in questo modo non lo è. Quindi mi vado a tagliare la parte eccedente. Adesso con un cucchiaio mi prelevo il centro perché deve essere vuoto e lo scavo col cucchiaio. Non tantissimo, però un po' di vuoto ci deve essere per simulare il cratere. Adesso riprendiamo la parte esterna della torta e andiamo a creare il contorno sbriciolandolo leggermente. Questo creerà un bel effetto finale. Vai anche vicino alla mousse. È un momento in cui ci si sporca perché la torta è stata fatta con la crema. Però la crema l'aiuta ad attaccarsi meglio, quindi è anche per questo che è stato fatto. Quando avrai ottenuto la tua montagnola di briciole, puoi andare a colare un pochino di crema. Riempiamo anche qui. Questa torta più imprecisa è e più crea un bel effetto. Un vulcano di calorie proprio. Per la grassa, che mi servirà per l'effetto tsunami, mi occorre 125 g di zucchero a velo, acqua quanto basta, la metto mano a mano. Questa consistenza va più che bene perché non è né troppo liquida né troppo solida. Colorante rosso per simulare la lava, se no cosa facciamo? Quindi aggiungi fino a ottenere un bel rosso vivo. Poi prendo una striscia d'acetato non tanto larga, questa è di un 12 cm, e la chiudo formando un anello e me lo spillo, così sono sicura che non si muove. E riempio il foro con la glassa rossa che già sta colando, degli zuccherini gialli che io ho trovato nel mio negozio di pasticceria di fiducia, non tantissimi, deve creare quella sorta di sfumatura. Ma vai a mettere soprattutto gli zuccherini rossi, che sono quelli che fanno la differenza e simulano realmente l'effetto della lava. Adesso solleviamo e qui, come vedi, cola che è una meraviglia. Thank you.